Sono emerse nuove immagini, tra cui un video amatoriale dell'attacco armato degli agenti di sicurezza israeliani nella città vecchia di Gerusalemme. Due di loro sono morti, un altro è rimasto ferito quando tre assalitori palestinesi hanno aperto il fuoco nei pressi della Porta dei Leoni. Secondo quanto riferito dai media israeliani, i tre terroristi sono arrivati nei pressi della spianata delle moschee a Gerusalemme, armati con due fucili ed una pistola, per poi sparare alla vista dei due agenti in servizio. Nella sequenza si vede il momento in cui uno degli assalitori cerca di fuggire prima di essere abbattuto dagli agenti. I tre sono stati uccisi dalle forze di polizia. L'attacco, condannato dal presidente dell'ANP, Abu Mazen, è avvenuto in una delle aree più sensibili della città santa, chiamata dagli ebrei Monte del Tempio. Secondo la polizia, i tre aggressori avevano un'età tra i 19 e i 29 anni e venivano dalla città di Umm al-Fam. Nella giornata di oggi sono stati celebrati i funerali dei due agenti rimasti uccisi.